Si è appena conclusa la messa di Natale per il Comune di Cagliari, adesso ci troviamo tutti in sala giunta, tutto lo staff, oltre che tutti i convenuti, i consiglieri e gli amministratori. Si vede nello sfondo il sindaco con il Monsignore, si sono trasferiti qua in sala ex giunta davanti al retablo. Ci saranno adesso le premiazioni di coloro i quali si congedano dal lavoro probabilmente e si tornerà di nuovo in sala di consiglio. No, vabbè, io ho preso servizio al comune ma non sono una dipendente comunale. Questo è il terzo anno che sono qua. Spero che questo contratto che ho venga rinnovato e che possa stare di nuovo, insomma, in questo ambiente. Nei ranghi, diciamo. Sì, bello. Quindi oggi chi premieranno? Tutti i pensionati che... Coloro i quali si congedano. Sì, esatto. So che sono diversi, sono una ventina circa, quindi insomma. Abbiamo visto la gente che si sposta, ecco qua, la gente sta tornando in sala giunta, abbiamo sospettato che ci fossero dei gamberoni in giro, invece no, non c'è nessun rinfresco, mentre il sindaco ancora si trattiene col Monsignore, raggiungiamo di nuovo la sala del Consiglio di Cagliari, la sontuosa sala, alle quali pareti sono esposti meravigliosi affreschi del Figari. Andiamo dentro, lei sarà premiato. Sì, però non riprendere. Sì, preguncio. Dicevo, per come vanno i tempi è una fortuna. Giusto, giusto. Per 11 giorni. 11 giorni? Per 11 giorni sono entrato. E quindi adesso in questa sua nuova realtà che la vedrà protagonista. No, davvero. Cosa farà? Non lo so. Allora, tante speranze, tante si profilano nuove avventure. Signora, oggi lei sarà premiata perché si congeda. No, io no. E allora cosa fa? Accompagna un'amica? Stiamo aspettando che vengano premiati i pensionati. Vediamo di raggiungere da dietro, così la gente non se ne scappa durante... Eccole qui, le nostre premiate. Lei sarà premiata, signora. Guardi, no, ma insomma ce n'è una che viene a prendere. Ci lasci in pace. Ma siete, chi è? Chi è? Ecco la signora. C'è lei che è andata in pensione. Ah, lei è andata in pensione, raggiungiamola, signora. Come si chiama? Signora Giulia. Signora Giulia. Mi sposto così. Oh, mi siedo a fianco a signora Giulia. Signora Giulia, lei sarà premiata perché va in pensione. Sì, sì. Me lo danno. Sono andata in pensione così, il primo maggio. È contenta? È felicissima. Il primo maggio, proprio sa dire Santeffi. Sì, sì, sì. 42 anni e 4 mesi, quindi mi sembra che era ora. Di questi tempi è una bella fortuna. Infatti, sono fortunata, devo dire questo. Ci sono arrivata. Come sono stati questi 40 anni di esperienza, lavoro al Comune di Cagliari? Non tutti al Comune. Ho fatto tanti lavori. Ecco, innanzitutto, qual era la sua funzione? Amministrativa. Sa quante persone, quanti cittadini ha visto durante sì, 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 sì. Con qualcuno ha imbastito anche un rapporto amicizia di... con il pubblico, con l'utente e di cordiali, ecco, non amicizia, rapporti cordiali sinceramente. Qualche utente rompiscatole ci sarà stato? Sì, quelli ci sono sempre dappertutto. Se lo ricorda uno così lo salutiamo. No. No, bisogna andare in pensione. Non mi girti. No. Non è mio costume fare questo. Ma da oggi al futuro cosa fa la signora? Si è organizzata un pochino? Per adesso mi sto solo riposando. Per adesso. Si dedicherà alla famiglia? No, non ho famiglia, io sono single, ho però delle nipoti e... E sta cercando un fidanzato? No. Non credo. All'occasione, lo dico. Non si sa mai, è vero, la vita. Ragazzi, fatevi avanti, Aici. La pensione è bella, giusto? Grazie. Quindi, grazie e tanti auguri, signora. Grazie. Grazie per tutto quello che ha fatto di questi anni. Grazie. Oh, continuiamo, vediamo se c'è qualcun altro. Voi non vi premia nessuno. Allora non vi premia nessuno. A te non ti premia nessuno. A me nessuno. Giovunetto. Sì, troppo. Devo fare ancora 10 anni. Verrà il giorno. Ok, vediamo questo. Sì. Pensionato, chi c'è? Lui? Lui è un pensionato. Ecco, lui? Laggiù, eccola la signora. Ma cosa siete? 5 Stelle, 5 Stelle Sardegna. Ecco la signora, laggiù. Attenzione. Sì. Signora, lei... Non c'entro niente. Così, lei sta occupando l'ala destra degli scranni.
Beh, c'entro come pensionato, ma non c'entro in mezzo. Politicamente non c'entrano? No, non c'entro nulla. Quanti anni di... Io poco, 20 anni. 20 anni. Però sono arrivata al massimo dell'età. E mi sento boga perché sono al limite dell'età, sì. Ma in tutti questi anni come gli è mai capitato che adesso il politico dice ma tu vota per me piuttosto che per me? Come no, fate no, a... Io politicamente sono sempre stata per i fatti miei, non mi sono mai addentrata in particolare. Nessuno gli ha mai fatto delle avance? No, assolutamente, da quel lato lì no. E invece delle avance di altro tipo gli ne sono mai arrivate? No, sinceramente sul posto di lavoro no. No, sul posto di lavoro no. Sul posto di lavoro? Altrove sì, però allora, sì, bella signora adesso figuriamoci tanti anni vabbè così sì no però no sul posto di lavoro ho trovato persone serie, per carità, non ho mai trovato nessuno che abbia avuto lo sguardo un po' si è sbiccato no, no infatti no per carità. Cosa farà da grande signora adesso che è libera da impegni lavorativi? Purtroppo è dal 24 luglio che non sono in servizio, a parte che sono andata in pensione il 21 settembre, il primo di settembre. Sul marito arrivato. Sono talmente invece impegnata che molte volte mi dico ma non è meglio che restassi al lavoro? Impegni di famiglia? Sì, è una cosa e l'altra, nipotini, mia figlia che lavora, una cosa e l'altra, non ho una giornata, sto aspettando di riuscire ad avere una giornata per me, senza pensare a nessun altro. Questa è la sua giornata, la premiano. Ho detto, ma una giornata per me. Oggi è la giornata che ho preso per me, infatti. Bravissima, signora, complimenti. Grazie. Grazie per il suo operato. Grazie, ti ringrazio. Oh, e questo signore ovviamente è d'obbligo, la quota maschile, perché qui, guardate, facciamo una ripresa aerea, sono tutte donne, cioè tutti dipendenti di donne. Con la signora eravamo colleghi. Ah, manco mi disazzicca perché avevamo parlato di avanzo. Quindi... No, eravamo colleghi un altro settore, poi lei... Qual era la vostra funzione? Allora, prima... I primi cinque anni. Ah, servizi cimiteriali. Sì. E vi siete affezionati a tutte quelle facce, un pochino come alla Edgar Lee Master? Il nostro lavoro, noi era più che altro eravamo operai comune, quindi il nostro lavoro era un po' particolare, dovevamo... tumulare purtroppo le salme, fare tutti i servizi che ci dovevano essere, eravamo tutto a fare. Esatto, praticamente voi siete... Noi avevamo un caposquadra che all'occorrenza il giorno ci diceva tu devi fare questo, tu devi fare quell'altro, tu sei detto questo, sei quello. Cioè si articolava eventualmente all'inizio dal lunedì al venerdì, poi il martedì e il giovedì facevamo anche i rientri a squadre, una squadra il martedì e una squadra il giovedì. Ecco, e quindi, scusi il cinismo, gli sarà capitato anche di tumulare qualcuno che è uno zindico, che nel frattempo è... Sì, ci è capitato, sì. Nel frattempo chi avete tumulato? Dottor Scarpa. E l'ex sindaco De Magistris Don Paolo, lei non c'era più, però io sì, però io quando è morto De Magistris ero passato automaticamente, ognuno si è arrivato a un certo punto, ma non si è creato, diciamo, di migliorare. Io sono rimasto sempre nell'ambiente del cimitero, però sono passato da operaio custode. Le dirò che l'ambiente del cimitero in molte occasioni diciamo insomma con una chistione. Diciamo però fare il custode non era tanto semplice perché dovevi fare anche il notturno, che siccome avevamo una sala di vita le persone che purtroppo per motivi loro personali o incidenti stradali che purtroppo del decesso invece di portarli all'ospedale li portano direttamente da noi, viene messa in sala utopica che lì viene purtroppo dopo e ci chiamavano ogni tanto le 2, le 3 del mattino proendi o sole o acqua o bentu di Piera Varrenia, no, col caro estino doveva andare perché il nostro servizio non era rimanere in cimitero ma essere disponibili, reperibili con la reperibilità. Senta, ma una volta che lei ha tumulato Don Paolo, gliel'ha detto tutte le cose che le avrebbe voluto dire in 40 anni di carriera? No, Don Paolo era una persona amatissima, io sinceramente l'ho conosciuto perché sono nato in Castello, l'ho conosciuto da... era una persona veramente in gamba. Fantastico. Non perché era una persona in gamba. Io la ringrazio per tutto quello che ha fatto, anche se per fortuna non mi ha riguardato, però insomma, le stringo la mano con affetto. Piacere mio.
E insomma abbiamo conosciuto queste persone che dopo tanti anni di servizio si congedano nel migliore dei modi con un premio. E, insomma, abbiamo sentito anche le varie attività necessarie, imprescindibili che queste donne e questi uomini compiono a servizio della cittadinanza. Allora vediamo un po' qualche immagine della premiazione. Nel frattempo il sindaco, il dottor Zedda, sta preparando personalmente i contenitori delle medaglie. Vediamo cosa succederà. Adesso parla Zedda. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi associo ovviamente alle parole di Monsignor Miglio, che ho ringraziato per essere stato presente oggi e per aver celebrato la messa in comune, che so essere molto sentito come appuntamento da tanti di voi. E mi associo alle parole di augurio, ovviamente di buon Natale e buon anno. Oltre a ringraziare in particolar modo coloro che hanno dedicato un'intera vita di lavoro al Comune di Cagliari, nel rapporto costante con i cittadini, nelle difficoltà che nel corso dei decenni di collaborazione, lavoro, di difficoltà hanno dovuto incontrare tanti di voi nell'ambito delle difficoltà via via maggiori che le amministrazioni pubbliche, come sapete, stanno vivendo in questa fase. Il Comune di Cagliari, che voi conoscete, molti lo conoscono meglio di me dall'interno dell'amministrazione. Io stesso ho lavorato, come sapete, per i gruppi consiliari, quindi ho una frequentazione del comune da ormai più di 10 anni, 12 anni e mezzo esattamente, tra i diversi ruoli che ho svolto e quindi ho avuto modo di conoscere molti di voi nel corso di questi anni e vi ringrazio per il quotidiano lavoro che avete svolto all'interno dell'amministrazione. E come sapete le difficoltà non sono state poche. Il Comune di Cagliari negli ultimi anni ha ricevuto tagli di finanziamenti per 50 milioni di euro in meno. E voi sapete quanto è stato difficile reggere l'onda d'urto dei tagli. Ormai siamo arrivati a un punto critico, a un momento veramente difficile per le famiglie cagliaritane e non solo, per le famiglie sarde, per le famiglie italiane, per i settori economici e produttivi della nostra realtà e dell'intero paese. E c'è un continuo atteggiamento ormai costante, al di là dei governi che cambiano, di scaricare sistematicamente sui comuni e sulle amministrazioni locali i provvedimenti del governo. Abbiamo già una proiezione, ad esempio, sui dati della IUC, la nuova tassa introdotta. Lo dico oggi, l'ho detto anche ieri, nei giorni scorsi, in modo tale che poi almeno rimanga traccia di una presa di posizione precedente rispetto a interventi che poi tutti voi conoscerete nel momento in cui riceverete la bolletta. Le diverse tasse, la somma della TARES e dell'IMU che confluiscono nella nuova tassa, nella IUC, compresa l'IMU sulla prima casa, è superiore la IUC alla somma di IMU e TARES messi insieme. Stiamo tornando indietro di decenni rispetto alle speranze che avevano le generazioni passate sul futuro collettivo e dell'intero paese. Non va persa la speranza, non bisogna demordere, non bisogna farsi prendere dalla solitudine e chiudersi in se stessi, però serve che anche chi è impegnato ed è stato investito da ruoli e incarichi di alto livello prenda in mano la situazione e intervenga per risolvere le questioni aperte nel nostro paese, nella nostra regione. E per quanto di mia competenza e nostra competenza anche nella città di Cagliari. Io vi ringrazio, vi auguro un buon Natale, un buon Capodanno e un augurio per gli anni a venire, perché possiate vivere una vita lunga, serena, insieme alle vostre famiglie, godere della fase di riposo e poter investire il tempo nelle passioni, in tutto ciò che
anche per motivi di lavoro quel tempo è stato sottratto alle famiglie, alle passioni, persino alle passeggiate nella nostra bella città. Grazie a tutti. Lecca Giuseppe. Loci Giulietta. Lorrai Mario. Marchetti Laura ci ha chiamato, verrà in un secondo momento. Melas Ettore. Milia Sandro. Narciso Graziano. Piga Maria Rita. Provenzale Pietro. Il sindaco è stato molto molto toccante nel discorso che faceva ai suoi, tra virgolette, sottoposti che stanno andando in pensione. È stata una piccola festa molto gradita. Tutti quanti adesso ovviamente approfittano per baciare il sindaco, sono tre donne, quindi potete immaginare. Si salutano e si scambiano gli auguri. Noi chiudiamo e approfittiamo anche noi per farvi gli auguri di Buon Natale in questa giornata che ci vede coinvolti al lavoro anche oggi. Io e il mio operatore Fabio Filippi, che oggi compie 19 anni. Quanti anni fai? No, oggi mica è il mio compleanno. Beh, non tanto per dire. E comunque non 19 anni. Auguriamo a tutte le nostre famiglie un Buon Natale, anche i nostri colleghi, Marta Muccili, Angelo Piri, che è il nostro direttore, tutta la redazione di Olbia, che sono i nostri colleghi adorati, il direttore Carta, Cristiana Zara e Sabrina, ecco, e quant'altri. Approfittiamo per salutare anche Marta Muccili e Valentina Ligas, che fa parte del nostro staff di Cagliari. A tutti, Buon Natale e a Sibiri. A Sibiri.